pensato di vincerla. E a un certo punto hai forse pensato che la potevi anche perdere. Vecchio Carletto Mazzone, che tu conosci meglio di lui, diceva che quando non si può vincere, si sa da perdere. Come è andata in campo questa partita? Ma in campo è andata che secondo me il Gubbio nei primi 45 minuti soprattutto è partito con un piglio abbastanza autoritario, dove noi con molta sfrontatezza credo che abbiamo dimostrato da subito quello che era il nostro intento sulla partita. Abbiamo messo quattro giocatori oltre alla linea della palla, tutti molto offensivi, per cercare proprio di andare a portare una pressione ultra offensiva e cercare di rubare palla nella loro metà campo e portare i nostri esterni in uno contro uno, dove secondo me se fossero stati freschi come magari potevano essere all'inizio della settimana ci avrebbero dati dei grossi vantaggi. Diciamo che in parte è stato rovinato questo piano gara dal fatto che loro si sono abbassati tanto, hanno fatto tanta densità nella loro metà campo. Poi è chiaro, come spesso dimostra il calcio, magari succede che in qualche ripartenza, in qualche mischia, poi alla fine ci sta anche che la puoi perdere, però credo che il Gubbio visto oggi comunque sia stato molto autoritario sotto il profilo del palleggio. Adesso non ho visto ancora i dati del possesso palla, ma credo che ci sia un 60 e 40 buono, 58 e... quindi mi avvicino di molto per dire quanto comunque la squadra aveva intenzione di fare la partita e quanto fosse abbastanza netto quello che era il piano gara da parte nostra. In questi casi poi nel secondo tempo hai cambiato atteggiamento, disposizione tattica in campo, perché dovevi fare delle cose diverse, anche perché loro si erano abbassati ancora di più, ma dovevi cercare di trovare dei corridoi. Forse è mancato un po' di massimo stasera? No, come dicevo all'inizio, ripeto, siamo alla terza in una settimana, non è facile giocare ogni tre giorni. È chiaro che quei giocatori che si definiscono di strappo, che sono quelli che poi danno la possibilità alle squadre di andare in superiorità numerica quando iniziano a saltare l'uomo, è chiaro che possono avvertire qualche mancanza, possono avere qualche mancanza sotto il profilo fisico, ed è chiaro che poi averli, diciamo, con prestazioni un po' più deficitarie. Detto questo, però, ripeto, cioè, da di solo bravi ai ragazzi, perché comunque sì, hanno speso anche stasera, così come a Carrara, secondo me hanno dimostrato che vogliono esserci da questo punto di vista e che vogliono fare una parte importante. Questa forse è stata la cosa più bella della partita. Dopo quell'ingiusta sconfitta a Carrara, stasera ci poteva essere il rischio di essere un po' down come atteggiamento. Invece esattamente il contrario, hanno buttato sulla pelle per cercare di vincere. Significa che anche nello spogliatoio il clima è sano e voi lo sapete sfruttare questo. Sì, no, ma io, come ti dicevo all'inizio, il nostro piano partita era abbastanza chiaro, cioè sì, noi non volevamo assolutamente una partita difensiva. Noi abbiamo deciso fin da subito di andare in pressione ultra offensiva e poi abbiamo messo quattro uomini ultra offensivi per cercare di andare a conquistare palla nella loro metà campo, per poi poter mettere in condizioni i nostri esterni nelle condizioni di poter saltare l'uomo e andare uno contro uno con i loro braccetti, che comunque di solito dovrebbero avere hanno un passo diverso rispetto ai nostri esterni offensivi. Diciamo che il piano gara è stato un pochettino affogato, se mi passi il termine, dal fatto che comunque si sono schiacciati tanto nella loro metà campo, ed è chiaro che diventava un po' difficile trovare l'uomo tra le linee che era Chierico, e diventava difficile riuscire a trovare i filtranti o la profondità stessa. Ed è chiaro che queste partite qua, poi come spesso succede, ti basta una ripartenza fatta per bene oppure un rimpallo, come spesso è successo nel secondo tempo su una rimessa laterale, e magari rischi di perdere anche la partita. È stato bravo anche Greco. Sì. E la nota positiva, a leggerla così, è che a Olbia su un campo difficilissimo, ma insomma meglio, meno sulla carta, meno difficile di altri, la doppia ammonizione di Casolari e Mercati ci limita, perché avremo due giocatori di meno a squalificare, però potremo recuperarli per la parte finale del campionato. Voglio dire, anche questo è un modo di vedere il bicchiere mezzo pieno.
No, io al di là del fatto che comunque sapevamo che erano in difficoltà, quindi prima o poi sarebbero dovute arrivare queste squalifiche, al di là di tutto, ma dietro ci sono dei giocatori di tutto rispetto, come Brambilla, come può essere, non so, Bumbu che stasera sta riposato, lo stesso Mercati, Rosaia che stasera ha giocato dall'inizio, quindi per noi non è un problema questo. Sappiamo che ci sono, anzi forse ce li siamo ripuliti da questo punto di vista. E niente, adesso ci avranno gli altri, sarà occasione per gli altri per vederli all'opera dall'inizio, per vederli insomma fin dal primo minuto che fino ad oggi hanno dovuto aspettare. Che cosa ti ha detto? La No, verità. no, è un po' il pensiero che abbiamo avuto all'inizio dell'intervista, cioè nel senso che queste partite, quando poi rischi di vincerle, come provi a vincerle in maniera così forte, alla fine non ci riesci, rischi anche poi di perderle. Quindi alla fine il punto, tutto sommato, ripeto, alla luce della prestazione, alla luce del fatto che comunque veniamo dalla terza partita nella stessa settimana, è chiaro che qualche cosa sotto il profilo fisico lo puoi pagare. Quindi ho un punto che comunque ci conforta perché la prestazione, ripeto, a nostro avviso è stata positiva, ma soprattutto quello che ci è piaciuto, l'atteggiamento della squadra autoritaria, che comunque sia ci fa capire che siamo. Vogliamo esserci tutto Proprio qua. per il fatto della terza partita in 9 giorni e del fatto della lunga trasferta in Sardegna, come sarà il programma di questa settimana? Ma queste cose qua di solito le gestisce il nostro preparatore atletico insieme a tutto lo staff e da questo punto di vista diciamo che siamo abbastanza tranquilli, però è chiaro che cercheremo di gestire i carichi a seconda di quello che hanno speso, dai nostri dati che abbiamo a disposizione. Cercheremo di dare più riposo a chi ha speso di più e meno riposo a chi invece deve spendere di più. Confermi che Gabriele Bernardotto sta recuperando bene. Sì, no, da quello che mi dice il nostro preparatore atletico Luca Palazzari sta recuperando bene, non diciamo niente, lo aspettiamo, ma ripeto, noi siamo contenti anche di quelli che abbiamo oggi, perché oggi sia King, lo stesso Di Massimo comunque ci hanno dato, quindi c'è solo da ringraziarli e fargli i complimenti per quello che hanno fatto e poi si aspetta che prima o poi anche Bernadotto ci si allinei e ci dia una mano come E stava dal 5 facendo. marzo dovrebbe tornare Galeandro ad allenarsi. Sì, stasera tra l'altro era con noi, ci ha fatto molto piacere di vederlo, quindi un'arma in più per il finale, speriamo di recuperarlo Sarà al un più presto. problema per Udo e Bernardotto perché quando Galeandro torna una maglia la ruba. Speriamo che lui si rimetta e rientri in gruppo, che penso già solo quello sia una bella soddisfazione. Dopodiché sarà una bella lotta, ma credo che sia anche divertente da parte loro avere una competizione così alta. La finale è quella più difficile, il risultato è giusto stasera. Ma tutto sommato per quello espresso diciamo di sì, perché il campo ha detto che verso la fine la potevi anche perdere, anche se secondo me il gubbio per il primo tempo è anche una buona parte del secondo tempo, soprattutto dell'inizio del secondo tempo, a me non è dispiaciuto affatto, anzi si vedeva che c'era furore agonistico, c'era voglia di vincere, c'era un buonissimo palleggio, secondo me, che non è mai facile quando c'hai 10 uomini sotto la linea della palla. E dico che secondo me il Gubbio, se noi lo rapportiamo a quello che era qualche mese fa con quello attuale, ha avuto una progressione sotto il Evoluzione anche tattica. un'evoluzione, no, soprattutto prestativa da parte dei ragazzi, oltre che tattica, adesso sembra quasi fare incestisti da solo, è meglio di no, però diciamo che siamo molto felici da questo punto di vista perché tutti i ragazzi sono cresciuti e questo ci fa enormemente Mister, piacere. però alla fine della partita con la Canadese i ragazzi hanno detto ok, oggi abbiamo perso, però ai playoff li ammazziamo. Stasera è la stessa cosa. Ma noi guardiamo a noi, adesso è facile dirlo, magari oggi l'Entella, ripeto, è in una condizione diversa da noi. Quindi non lo sappiamo quello che succederà da qui a 2 mesi. Noi diciamo che in questo momento ci siamo, loro al momento sembrerebbe che sono un mezzo piede dentro, mezzo piede fuori, quindi speriamo di esserci noi, poi se ci sarà anche l'Entella, poi al tempo vedremo. Grazie. Grazie a voi. Grazie.